noi abitavamo qui vicino alla caserma di Viasti, che è stata la liberazione. Noi tedeschi, prima di andare via dalla caserma, tutti questi ragazzi che erano sotto nelle cantine li hanno ammazzati. Poi c'era un caos, un pasticcio in quei giorni, nessuno veniva a seppellire, eccetera. Allora il parroco della gran madre ha mandato a chiamare mio padre, due o tre uomini dell'Azione Cattolica, li hanno presi, li hanno caricati su un camion, li hanno portati alla gran madre, li hanno distesi sui banchi, no? Poi quando si è calmata la cosa sono venuti a prendere. Però mio papà mi diceva, c'erano dei ragazzini, proprio ragazzi ancora, è quello che dice, ma neanche nella grande guerra, dice, li hanno sparato addosso tutto, tutta la mitragliatrice che avevano, non un colpo per ammazzarvi, è proprio una cosa, e questo l'avevo colpito molto. Cosa si ricorda di quel giorno, il giorno della liberazione? Mi ricordo una cosa un po' vaga, un po' triste. Avevo 15 anni, no? Siccome non si poteva andare in bicicletta, no? Io l'unica cosa che ricordo, c'era tutti questi soldati che passavano, no? Vroom, con quegli scarponi, e mi sono affacciata dal balcone e gli ho chiesto, si può andare in bicicletta? Inizio tutto questo caos, io ci tenevo a andare, poi loro ho detto sì, vado pure.